Ciao a tutti! Oggi prepareremo la quiche di polenta con pancetta e fontina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono polenta istantanea, acqua, sale, fontina, scalogno, pancetta affumicata tagliata a cubetti, parmigiano grattugiato, uova, panna da cucina, pomodorini, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Poi un cucchiaino di sale. Ed azionare il bimby per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'olio, un cucchiaio, azionare il bimby per 8 minuti, 100 gradi, a velocità 2, e dal foro del coperchio aggiungere pian piano la polenta. Posizionare la spatola al posto del misurino e di tanto in tanto spatolare. La polenta è pronta. Trasferire in uno stampo per crostate da 28 cm ben imburrato e spolverizzato con della polenta. Abbiamo livellato bene aiutandoci con un po' d'olio e un cucchiaio per schiacciare e formare bene i bordi. Adesso momentaneamente metteremo da parte la polenta e prepareremo la farcia. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno. E lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la pancetta. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungere la panna. Il pepe, il sale, le uova e il parmigiano. Ed amalgamare per 2 minuti, antiorario, velocità 2.
versare sulla polenta e livellare bene. Aggiungere il formaggio. I pomodorini. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 30 minuti. La quiche è pronta, serviamola. Quiche di polenta con pancetta e fontina. Grazie e alla prossima ricetta!